Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Androlink 91 su Yo-Kai Watch 3. E finalmente siamo pronti a costruire la nostra zattera dopo aver sconfitto Agente Kie e Letalio. Insomma, due boss fight, o meglio, è una sola boss fight, però è doppia e quindi sono due. In teoria è stata molto semplice e questo mi dà da pensare, ma non è che il gioco è stato un po' semplificato? Perché noi in teoria abbiamo Sukiyaki come versione e l'unica cosa che hanno cambiato è sono i dialoghi, l'hanno solo tradotti. Non penso che siano andati a intaccare anche la difficoltà dei boss, a meno che in Sukiyaki i boss non siano già più facili di default. E la cosa mi dispiacerebbe un pochino. Oppure sono talmente bravo che l'ho sconfitto al primo tentativo. Ad ogni modo, andiamo avanti e costruiamo questa dannatissima zattera con cui andremo ad esplorare oggi il fiume. Bene, nonostante gli ostacoli siamo riusciti a trovare tutto. Puoi dirlo forte, ricontrolliamo per essere sicuri. Ricevuto! Abbiamo tutto, sì. Vi mostrate le mani. Alright, sembra che ci sia tutto. Cominciamo. Signor sì! Oh yeah! E ora costruiamo la zattera, dai! Ah, non c'è nessun minigioco, è vero. Controlla che i tronchi siano a posto, affonderemo senza una base solida. Puoi contarci? Continuate così. Giovanni, andacci una mano così non t'annoi. Whisper invece sta lì pure, guarda. Sì, fa finta, Whisper. È inutile. Ci siamo quasi. Posso già sentire la corrente del fiume? Leviga, leviga. Se non vi dispiace faccio uno spuntino. Ma le mele, le banane, dove le abbiamo prese? Le arance? Abbiamo trovato 5 manghi verdi. Sì, è plurale mango, manghi, vabbè. E lì ci stanno mele, arance, uva, l'uva lì, quella viola. Ma che ho? Dove ho preso sta roba? Ehi, Gibania, no, quella roba è per dopo. A meno che tu non voglia tornare in quel maledetto bosco. Ho capito, aspetterò. Dobbiamo solo sollevare la vela e la zattera è pronta. Ottimo. Urrà! La zattera di Andrea e Wyatt è completata. Mi permetto di dire che è fantastica. Che stiamo aspettando? Andiamo! Yeah, via all'avventura! Di notte, ovviamente. Perché nel frattempo si è fatto notte, ho fatto qualche slottata e si è fatto notte. Slottate che comunque sia vedrete poi come yokai che voglio aggiungere alla squadra. E spero di trovarlo in America e non in Giappone, perché sennò ora che arriviamo in un certo punto del gioco se ne passano le ore. È uno yokai particolare che vi farò vedere una volta appena riesco a trovarlo. Purtroppo l'unica volta che ho fatto una buona slottata erano 9 con la freccia. Di più non riesco a beccare, di più di 3 se no, quindi è inutile. Ok, andiamo con la partenza. Bene, ok, questa qui è un po' una seccatura ora, in effetti. Prepara la zattera. Sì, le decorazioni, le manovrabilità, velocità e resistenza. Andiamo un attimo a vedere velocemente. Abbiamo tutto quanto di base, decorazione e potenziamento, niente. Il potenziamento poi lo vedremo più avanti, che sarà una specie di molla per appunto saltare per un certo punto del gioco. Fai scorrere lo stilo, tu non ti preoccupare. Ci penso ci penso. A parte che potrei andare anche con L e R se non sbaglio, no? Non avete idea di quanto è manovrabile sta zattera, davvero. Rispetto alla gita in canoa che c'è in Mario Party. No, in canoa, cos'era? Sul gommone. Percorso bosco tetro. Non dovrebbe veramente, però. Stiamo andando da tutt'altra parte, ma. Ok, danno leggerissimo abbiamo preso. Andiamo di qua, se no la corrente ci si porta via. Ah, un nostro nemico, uno squalo, eh. Dovrei averlo sconfitto con Necolumbus, però non ne sono sicuro. Ok, questa è la prima bandiera, abbiamo superata. No, contro le rocce no, dannazione. Perfetto.
Grande. Sta piovendo, la corrente sarà più forte. Se evitassimo di andare a sbattere da tutte le parti, magari sarebbe meglio, eh. È manovrabile, ma fino a non c'è più. Cioè, più di quella di Mario Party, sicuramente. Bene. Ah, lì siamo quasi arrivati, dai. Per sicurezza un colpo. Che storia, sì. Ah, Kapper. O Kappar. In teoria in giapponese lui si chiama Kappa. E invece lo yokai che dovrebbe chiamarsi Kappa ha un altro nome. Questo sì che è divertimento. Avevo il cuore in gola tutto il tempo, ma hai ragione, che spasso. Tutta questa avventura mette un certo appetito. Pappa Time. Non leggevo Pappa Time dai tempi di Messenger, nel lontano 2009. Poi è morto, quindi è finito lì. Finalmente! Tutti a mangiare! C'è il sole ora. Ehi, dov'è la mia parte? Buon appetito, ragazzi! Mi state ascoltando? Ma che gustaccio! Tieni, Whisper, prendi la mia parte! No, grazie! Avanti, questo è il sapore che ha un'avventura! Beh, se la metti così. Vedi, Andrea, questo è lo spirito giusto. Il sapore dell'avventura, eh? Sembra buono e appetitoso. Questo significa che resto di nuovo a bocca asciutta? Mi sembra che avessi detto che ne volessi. Hai capito male? Alright, pappa finita, torniamo indietro. Ehi, aspettate un attimo! Perché torniamo indietro? No, 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 no. Voglio esplorare. Non c'è nulla qui da esplorare. Ah, c'è uno yokai. Ah, la conchinella qua. Come si chiama questa? Lumachia? Lopod. Vediamo se ci viene in squadra. Certo che ci viene. Lopod. Lopod. Ma questo è quanto possiamo visitare per ora. In effetti è solo l'isoletta. Un vero peccato. Torniamo alla base segreta, dai. Yeah, guarda com'è baldanzoso Wyatt. Wow, è stato fantastico! Dobbiamo organizzare un'altra avventura il prima possibile. Sì. Ci puoi contare. Ma per la prossima avventura vorrei fissare una sorta di obiettivo. Tipo una caccia al tesoro o qualche creatura leggendaria. O potremmo visitare un luogo misterioso, ma non abbiamo indizi al momento, vero? Non mi viene in mente nulla per ora. Beh, fammi sapere se trovi qualche indizio interessante. Trovato! Se cercate indizi sui fenomeni misteriosi, la fonte principale è... Intreccio storia attivato! Bella sta fonte. Che c'è? E vai, è uscito un nuovo numero di Face Dead! Vediamo. Ah, servizio speciale, scoperto artefatto nelle rovine. Artefatto? Misteriosi oggetti creati di antica civiltà, utilizzando una tecnologia arcana, essenzialmente dei tesori. Tesori? Questo articolo non ci serve, non ci sono rovine qui nei dintorni. Non ci serve? Non sono d'accordo. L'articolo cita questa città. Davvero? Secondo l'articolo sono state scoperte delle rovine nei pressi di questa città. Nello specifico in una piccola isola situata lungo il fiume di Arachidia. L'artefatto è stato trovato là. Lungo il fiume? Ma il fiume ha così tante diramiazioni. Dove è stato trovato esattamente? Non ne ho la minima idea. Sfortunatamente non è specificato esattamente dove. Vale comunque la pena di dirlo a Wyatt. Artifact, quindi proprio... Non era Artifact. Proprio Artifact. Dunque, intreccio storie attivato. Usiamo l'intreccio storie. Ho detto che volevo giocarlo così, io che Watch 3, quindi... Andiamo. Artifact. Treasure, eccolo. Testa per tesoro. Vabbè, ma noi artefazzi, vabbè, proprio un po' tirata per i capelli. Andiamo da Luna, allora. E cambiamo. Eccomi. Bene. Non c'ero più. E facciamo queste missioni chiavi allora, che sono un po' una chiavica. L'ora di Vitaliano ha chiesto di te. Magari riguarda lo Yokai Watch. Certo che riguarda lo Yokai Watch. Certo che accetto la missione. Accetto anche le altre, però le faccio, insomma, le attivo tutte insieme e poi le faccio un po' per volta. Non so davvero cosa stia succedendo, ma il signor Bellavista è nei guai? Pare che vada proprio di fretta. Dobbiamo precipitarci al suo negozio a campo fiorito.
Ok, vediamo un po', accettiamo anche le Meganian, sì. Le si direttivare la navigazione? No. Però sta qui fuori in teoria, quindi dovremmo fare prima lui. Abbiamo già accettato l'incarico, giusto? Ma quando arriva? Che strano, magari è solo un po' in ritardo. Meganian! Ma cosa? Che diamine è stato? Deve essere il cliente. Andiamo a vedere fuori. Quindi dobbiamo sconfiggerlo prima. Però intanto attiviamo anche le altre. Signora. No, non attivo l'obiettivo. Salve. Oh cielo, allora è vero che sei solo una giovane ragazzina? Non si preoccupi, avrò anche l'aspetto di una ragazzina, ma ho la mente di un segugio. Il cane? Capisco. Quindi sto cercando il perfetto modellino robot da montare? Beh, il fatto è che stavo pulendo la camera di Pierre quando, per sbaglio, ho rotto il suo modellino robot preferito. Ha rotto un modellino robot! Che dolore. Ma qui ci occupiamo di Mystari, non può semplicemente comprarne un altro? Per questo ho bisogno del vostro aiuto. È un'edizione limitata, impossibile da trovare. Ecco perché io non faccio entrare mai nessuno in camera mia e me la pulisco da solo. Non per i modellini. Che tra l'altro poi la gente in camera mia c'entra comunque, infatti ho trovato roba sotto sopra. Comunque sia, dato che ho una marea di giochi, preferisco pulire da solo, in modo che nessuno tocca nulla. OMG, soffro solo a pensarci! Le edizioni limitate, ne so qualcosa. Ecco, e hai detto che i modellini robot da montare sono la tua specialità, giusto? Ma cosa? Per tutti razzi, perché avremmo dovuto dire una cosa del genere? Ah, ora ricordo! L'abbiamo postato su internet, no? Ho solo scritto risolviamo ogni emergenza nerd. Emergenze nerd. Non sono tanto fiero di essere un mezzo nerd allora. Perché nerd non è una bella parola alla fine. Quindi vi chiederei di portarmi un modellino robot da montare per sostituire quello che ho rotto. Accettiamo, lasci fare a noi. Sono la più grande appassionata di robot del mondo, ce la farò sicuramente. Più appassionata, la più grande appassionata? Tu non conosci la fanbase di Mazinga, di Jigrobo, di Gundam e soprattutto di Evangelion, ma quelli sono mecha, quindi non sono robot. Vabbè, è diversa la cosa. Detto questo, sono nel panico più totale. Io che pensavo che sarebbe stato un gioco da ragazzi per te. Sono troppo elettrizzata, è il mio campo, devo fare le cose per bene. Trovare un modellino da montare in edizione super limitata sarà una grande sfida. Per questo c'è internet, Luna. Se stai cercando modellini di robot, perché non provi con il mio razzo spaziale? Ok, davvero? Con l'ultima uscita puoi costruire un robot alimentato dal potere degli yokai. Davvero geniale! Professor, so tutto di mio razzo spaziale. Andiamo a chiedere a lui. Giusto, ci ha aiutato anche a costruire il razzo. Let's go, Luna! Andiamo da Professor al museo del laghetto Zucca. Sì. Prima c'è una lotta da fare contro Meganian o Meganian, che dir si voglia. Un incarico da Claudia e Marika dall'altra classe mi hanno chiesto di investigare su una comune amica. Su quella là, com'è che si chiama? Mara ha un incarico a una sua amica. Ah, non ci avevo fatto caso. Anche Funghetto ha bisogno del mio aiuto. Ok, non... i segreti dell'anima mi dà. Porca miseria, da fare subitissimo allora. Va bene, attiviamo anche la missione del dottor Frank. Non dovevo attivare la navigazione, ma mo la levo. Pare che dottor Frank sia troppo impegnato per venire qui. Vorrebbe incontrarvi a vecchio ospedale, a corso del commercio. Che diamine ci fa il vecchio ospedale? Questa mi puzza. Va bene, andiamo. Ecco, perché per entrare al vecchio ospedale ci vuole il rango C. Però la prima cosa da fare è uscire, perché c'è un problemino. Meganian! OMG, è gigantesco! Ma cosa? Direi che abbiamo trovato il nostro cliente. Questo è Meganian, quindi avrei un bel po' da fare. Sì, sono io il cliente! Meganian! Sì? Meganian, in realtà è Overian, che si è lasciato andare un po' troppo ed è diventato enorme. Quando è in questo stato può far diventare enorme tutto quello che vuole. Geniale, benvenuto all'agenzia investigatori del mistero Conan! Quindi sei qui perché hai bisogno di aiuto con la tua dieta? Che poi, come hai fatto a diventare così gigantesco? Sto seguendo un allenamento rigoroso per diventare più forte.
Mi sono allenato col buono e il cattivo tempo, con la pioggia e con la neve. E cos'è successo? Dovresti essere in forma smagliante. Beh, mi è venuta così tanta fame dopo che l'allenamento che ho mangiato tantissimo. E prima che me ne rendessi conto ero diventato una mongolfiera. Bisogna sempre tenere d'occhio le calorie. In questo stato non diventerei mai più forte. Non so neanche come tu riesca a muoverti. Lo so, è stata decisamente la scelta sbagliata. Mi aiuterete a rimettermi in forma? Potresti cominciare a correre, fare esercizi, muoverti un po'. Giusto, possiamo giocare ad acchiapparella. Acchiapparella? Really? Credi che basterà per farlo tornare snello? Sono pronto a tutto. Se acchiapparella è la soluzione, allora ci sto. Ah, dobbiamo fare una corsa? Vabbè, ti aiuterò. Devo acchiapparlo? Ok. Acchiappa gli yokai. Ah, non posso andare con la bici? Fregate. Ovviamente, sicuramente è dall'altra parte. Ah, aspetta. Mi sa che se aspettavo qui era meglio. Dovrebbe andarsene in giro per queste vie. Non ho la minima idea, ragazzi. Non lo so. Eccolo, preso. Che fortuna. Basterebbe aspettare un minuto che passa di qua, ma a trovarlo. Non riesco a muovermi. Sei già stanco. Cercare di acchiapparella non sembra la soluzione giusta per Meganian. In che modo possiamo fargli perdere peso allora? Bla. Che ne dici di una battaglia? Dovrebbe essere un allenamento abbastanza duro. Ottima idea, Blantapiro, che genialata. Ma dai, non è niente di che. Una mini boss fight. Ok, combattiamo. Perfetto. Eccola qua. E lottiamo allora. Fatti sotto. Geniale, l'entusiasmo di Meganian è al massimo. Galattico, Meganian tornerà in forma in un attimo. Certo che sì, cominciamo. Che poi in realtà vedremo come torna in forma. Una cosa molto divertente, se vogliamo. Lo prendo? Non penso di prenderlo, quindi mi faccio qui, mi faccio. Però, picchia duro, eh? La ma mangia fuoco. Carica. 2 e 3. Soffia naso. Non fa vedere dove attacca, quindi direi di spostarmi. Magari attacca in linea retta? Non lo so. Tutto. Mamma mia. Va bene però, avverti pure tu, eh. Dillo, sono un paraculo, attacco da tutte le parti. Allora io ce lo so, no? Chi è? Sobron! No! Vai, carica del cavallo, furia, colpo dello stallone. Furia, cavallo del West. Ok, siamo quasi carichi con l'Energy Max. Povero Leo Fuoco. Perfetto, vai Leo Fuoco. Carico al massimo. Grande Meganian, i bei riferimenti. Pronti da fuoco, dai. Oh, ce la faccio a beccarlo? Eccolo qua. Però non è tanto debole, eh.
Se carichiamo ancora Leo Fuoco che... Mannaggia, attacca solo lui, attacca. Sembra lui che sta attaccando, non so perché. Attenzione, questo è d'oro, eh. Soldi? Beh, non è che non mi servano, però. No, lo spillo sembra sulla... Non va da qualche... dalle altre parti. Ok. Sapion. Vado a pascolare. Facciamo così. Almeno prendo meno danni. Oh! E mo ci sta per te. No, veramente non c'è nulla perché a quanto pare è crepato. Ho solo medicina potente? No, no, non posso sprecarla. No, no, non ora, non ora. Aspetta, aspetta, aspetta. Ferma, 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 ferma. Ecco, fermati qui, vieni qua. E ok, andiamo. Perfetto, ora va bene. Andiamo un po' col tuo Energimax, amichetto mio bello. Repolpetto. Molto polpo, cioè, che combini? Male? Un male generale? Andato. È andato, è andato. Io dico che sei andato. Meno male. Ciao, esploso. Che rumore. Pam pam. $31.50 grazie alla sfera, ovviamente. Che fatica. Allora, mi sembro più magro. Sì? Sì, sicuro, sei visibilmente più magro. Dici davvero? A me non sembra. Ma che sembra tirando Sapione, identico a prima. Scornigliato, dove hai lasciato il tatto? Su Giove? Non dobbiamo solo allenarlo, dobbiamo anche sostenerlo. Chiedo scusa. Combattere non è servito a niente. Non tornerò mai quello di una volta. Diete, allenamenti. Non è proprio il nostro campo, chiediamo a un esperto. Potreste chiedere al leggendario allenatore Yokai. E chi sarebbe? Beh, io avrò spesso ad allenarmi nella palestra di Valdoro Centro. Tempo fa, mentre ero lì, ho sentito dire che il leggendario allenatore Yokai era in città. Pare che molti Yokai abbiano perso peso con il suo rigidissimo allenamento. Davvero, l'hai incontrato? Non ancora, purtroppo. Rigidissimo allenamento, eh? Sembra perfetto. Già, dovresti provare. Galattico, andiamo alla palestra di Valdoro Centro. Ok, andiamo a questa palestra fantomatica allora. Attenzione però. Aha! Qui c'è un portale bizzarro. Attenzione, ma cos'è? No ragazzi, qua i portali bizzarri sono fighissimi. Cosa sta succedendo? È quello che mi chiedo anch'io. Boh, non so cosa devo fare. Devo parlare con qualcuno? Ehi, che succede? L'aria è confusa. Non ricordi più dov'è il bagno. Dai, adesso sei in quinta elementare. Ma il bagno è qua, lo so dov'è, eccolo. Cioè, devono dirmi che stai andando nel bagno dei ragazzi? Certo che no. Signorine? Non so cosa sta succedendo, sinceramente. Aspetta, devo andare in quello dei ragazzi. Ma non posso neanche scendere. Ok, signorina? Non è di quello che voglio fare da grande. Ma cosa succede qui? È tutto... Oh mio Dio, Pierre Sandrone. Dove è andato Andrea? Cosa? Sono corso via mentre blateravo qualcosa? Terry.
celesti. Quindi io ma sono un maschio o una femmina? Non capisco. Non ricordi chi sei, neanche tu? Smettila di prendermi in giro. No, tu, dimmi tu chi sei. C'è inglese? Beh, inglese è facile come materia. Era l'unica in cui ero bravo. E questa vuole fare shopping? Ah, questa è Marika, vero? Le amichette di quella snob. A qua non ci posso andare. Ma che succede qui? Ho parlato... Bene. Chi sono? Devo sapere... Cavolo. Io sono... Dovrei essere Jessica. Sono Jessica. Sì. Ma cosa? No! Ah, non ho letto bene il testo di quelle due maledette allora. Porca miseria. Porca zozza. Eccola qua la palestra, va? Buongiorno! Caffè! Dobbiamo andare al secondo piano, se non sbaglio. Non so se devo parlare con lei. Solo chi ha ricevuto un invito può utilizzarla, ma io ho gli yokai. Eccomi! Sono tutti così in forma. E allora dov'è questo leggendario allenatore yokai di cui parla Blanti? Magari qui intorno c'è uno yokai palestrato intento ad allenarsi. Salve! Qualcuno alla mia altezza? No, non sei tu. Ok, aspetta. No, non devo chiamarlo col... Però è qui, ecco, qui scartello. Non devo chiamarlo sergente quadro, credo. No, almeno non mi sembra. Basta che parlo con l'umaga lì. Non mi ricordo come è scritto di preciso sergente quadro. Eccolo, così era scritto, bene. Meno male. Però, sergente quadro, se è come Yokai Watch 2 si trova, salendo sul tetto della scuola quando provi a salire l'asta per 4 giorni di fila, e dopo il quarto giorno, da quarto giorno in poi potresti vederlo sul tetto. Mi è successo di vederlo, ma il problema è che qui puoi affrontare una volta al giorno gli yokai perché c'è appunto il salvataggio. Il fatto che comunque sia il gioco salva, quindi è un disastro. E mi chiedo scusa, per caso sei tu il leggendario allenatore yokai? Leggendario allenatore yokai, io sono sergente Baba! Attenti! Che diamine è stato? Cosa è stato? È stato il leggendario allenatore yokai che stavate cercando! Al lavoro! Geniale, quindi sei tu il leggendario allenatore yokai? Il mio nome è sergente Quadro e il mio allenamento è noto come YoFit! Yo Fit? Esatto, Yo Fit, l'unico rigidissimo allenamento autopersonalizzante! Vuoi allenarti quando vuoi al campo di addestramento quadro? Abbiamo sfilato anche una severissima resa chiamata Addio Adipe Addio! Addio Adipe Addio, sembra perfetto, voglio iscrivermi a Yo Fit! Ottima scelta, benvenuto in Yo Fit! Cominciamo subito con un allenamento personalizzato, allenatori, attenti! Quanti grossi yokai che bruciano! Ecco qui lo speciale pasto proteico YoFit! Sconfiggili e tornerà in forma, sono pieni di proteine! Ma il bacon è anche pieno di grasso. Ma quanto è buono. In realtà è un po' che non mangio bacon, ma tipo un anno? In realtà è un anno che non mangio grassi, a dire il vero. Con questa dieta del cavolo. Però funziona almeno. Uccide anche ragazzi. No. Qua non va bene. È un livello 2, ma beh, al primo colpo. Dai ragazzi, sono facili da sconfiggere. Una cosa veloce. È immune al fuoco? Non a questo però. L'ho detto io, no?
Mi sembra right und giusto, quindi andiamo avanti, veloci veloci. Stai andando alla grande, la prima prova è superata. Ma il tuo allenamento Yo Fit è appena iniziato. Dacci dentro e al lavoro! Ancora? Ho bisogno di riposo. Questo è Yo Fit, al lavoro! I miei prossimi esperti daranno un calcio ai tuoi grassi. Ginocchia in alto, dai, non fare il pollo. Faremo di quelle tue zampette striminzite dei tronchi adonici. Sono stanchissimo, non ne posso più. Tutto qui? Forza, fatemi vedere come combattete. E stavolta sarò io il vostro allenatore. Al lavoro, 1, 2, 3, po! Troppo bello sergente quadro. Inizia la battaglia, allora qui ci vuole potenza massima. Sergente quadro, ti becchi un po' di danni, mi dispiace dirtelo. E beccalo. Ma no tu. Maledette gambe di ingambe. Ah. Si protegge. Mica stupido. Allora, come ti pare? Ok, questa è la dedizione di chi fa parte di Yo Fit. Dedizione? Vuol dire al lavoro! OMG, non ne posso più! Sì? Come ti senti, Meganian? Mi sento più leggero. È tutto merito della tua dedizione al programma Yo Fit! Sì, io posso! Sì, io posso! Di nuovo! Sì, io posso! Sì, io posso! Sì, io posso! Queste perle di riferimenti io le adoro. Sergente quadro! Porca miseria. Voglio ufficialmente far parte di Yo Fit. Yo Fit non è per le mammolette, sicuro di avere la stoffa giusta? Sì, posso farcela. Farò tutto quel che posso. Meganian! Questo è lo spirito giusto, voglio vedere lacrime, sudore e dedizione! Ce la faremo, vedrai. Ti farò da allenatore personalmente. Grazie, insieme ci riusciremo. Al lavoro, a breve si vedranno già i risultati. Al lavoro, Meganian. Galattico, direi che il caso è chiuso. Perderà peso in un batter d'occhio, non c'è dubbio. Grazie, Luna. Questo è un pensierino per te. Questo è il mostro del grano. Bello, bello. Faremo anche questo, faremo. Geniale, non mi aspettavo una copia di Fancy Dead come ricompensa. È un'edizione speciale sugli alieni, tutto sui verdostri. I verdostri? Sapevo che ti avrebbe fatto piacere. Grazie, ma come sei riuscito ad averla? Questa rivista è rarissima. Online. Preferirei non rispondere, Luna. Lui può andare nel passato. Allora, voi due volete mettervi al lavoro? Non ci penso nemmeno. Questo Yo Fit non fa per me. Non posso mica abbandonare la scuola. Magari più in là. Va bene, vi farò vedere la palestra. Ma noi... Stare tranquilli, sarà una versione di Yo Fit per principianti. Aspetta un attimo, non sono venuta qui per allenarmi. Grazie al nostro preparatissimo personale e alla tua dedizione, anche tu potrai tornare in forma. Al lavoro! Andate a scrivervi a primo piano, dite che vi mando io. Grazie. Non è idea di come abbiamo fatto, ma il mistero è stato risolto. E questo primo mistero è completato. Beh, mistero. Prima missione. Il vero mistero è dopo, con Dottor Frank. Beh, 200 punti, buttali via. Maschera Maximus! Ehi, è interessante, eh? Oddio, ti prego, spara grande. Di uno! Accidenti. Gioca con Andrea per attivare intreccio storie. Assolutamente sì! Assolutamente sì, ma certissimo!
Ma certo che ti vuole intreccio storie. Ah, allora questa sera continuiamo la storia con Andrea. Sì, perché caricherò un altro episodio. Questo lo carico alle 10 e l'avrete già visto. Mentre l'altro lo carico alle 5:30 oggi, anche se è sabato, perché chi se ne frega. Quindi Cuggi vi aspetto alle 5:30 con un nuovo episodio di Yo-Kai Watch. E intanto io vi ringrazio per aver seguito anche questo. Vi ricordo che in descrizione ovviamente trovate i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.